Referendum in scuola. Sì. Oggi consegna delle firme raccolte. Avete raggiunto l'obiettivo? Ebbene sì, questa mattina abbiamo saputo dal coordinatore nazionale della GIDA degli insegnanti, Rino Di Meglio, che l'obiettivo che ci eravamo posti di raccogliere 2 milioni di firme sui 4 referendum sociali è stato raggiunto e in particolar modo è stato raggiunto l'obiettivo delle 500.000 firme sul referendum sulla scuola. Questo a testimoniare la sensibilità che il Paese ha dimostrato verso le giuste istanze che i docenti italiani hanno espresso. Do un'ulteriore informazione, anche questa ricevuta questa mattina da Rino Di Meglio, che il deposito delle firme è procrastinato di qualche giorno, di conseguenza in tutte le province sarà possibile continuare a promuovere la raccolta anche nei prossimi giorni e evidentemente invitiamo gli insegnanti che sono mobilitati nelle diverse province italiane a farlo. Sempre che ci sia qualche cosa che non va sulla ordinanza sulla mobilità. Il TAR del Lazio si è espresso contro quella parte dell'ordinanza ministeriale 241 che riguardava la fase C dei trasferimenti. Si esprimerà in modo definitivo il 20 ottobre, quindi restiamo in attesa di questa sentenza. Nel frattempo dobbiamo registrare che i dubbi di legittimità su quella parte dell'ordinanza MIUR sono stati confermati dai giudici. Dobbiamo rilevare che i giudici hanno raccolto i dubbi che già la Gilda degli insegnanti aveva espresso non firmando proprio a causa di questa parte che riguardava la fase C dei trasferimenti. Di conseguenza bene ha fatto la Gilda. Dobbiamo sapere che se questi dubbi verranno confermati con la sentenza del 20 di ottobre, evidentemente si aprirà una fase molto critica per i docenti che hanno chiesto il trasferimento, per la scuola italiana e in qualche modo la politica e il ministero dovranno risponderne. L'assessore Valentina Aprea, l'assessore alla scuola della regione Lombardia, ha dichiarato che vuole chiudere gli istituti professionali. Non abbiamo capito che cosa voglia dire, se si riferiva solo in Lombardia, in tutta Italia, quali istituti, perché. Leggendo le dichiarazioni dell'assessore Aprea, devo dire che abbiamo pensato che credesse di trovarsi sul set del film Ritorno al futuro, quando da vice ministro della Moratti aveva lavorato alla legge 53 che ahimè ha in qualche modo preceduto nelle nefandezze la legge 107. Battute a parte, gli istituti professionali statali rappresentano un'eccellenza del sistema di istruzione pubblico italiano. In questa eccellenza tanti giovani che altrimenti avrebbero rischiato di uscire dai circuiti della formazione hanno trovato non solo occasioni di crescita e di promozione culturale, ma soprattutto la possibilità di apprendere in modo approfondito quelle competenze che hanno fatto grande il Made in Italy. Noi siamo conosciuti nel mondo per l'eccellenza della nostra manifattura, per l'eccellenza della nostra produzione. Queste scuole concorrono alla formazione di quelle competenze. Bene, noi chiediamo con forza che i politici italiani, sia a livello nazionale che a livello locale, i politici che hanno responsabilità istituzionali, abbiano presente che il problema dei giovani oggi è il lavoro e noi siamo competitivi solo sul piano di quella qualità. Bene,
se quella qualità si apprende in questo tipo di scuole non solo devono restare assolutamente aperte, ma vanno incentivate, vanno promosse, richiedono ulteriori investimenti, non soppressione di posti. Quindi chiediamo con forza all'assessore Aprea di avere rispetto dei 60.000 docenti che lavorano in quelle scuole e dei 500.000 ragazzi che le frequentano. Quindi se qualcosa bisogna chiudere, non è certo un settore vitale nel sistema di istruzione pubblico e che produce tanto in termini di promozione del paese. Grazie per la disponibilità, arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi.